Abbiamo sperimentato nuove modalità di far spettacolo? Non lo so, io non ci credo. Io sono stato uno dei primi, prima ancora del lockdown, il 6 di marzo, a fare un concerto in duo con Roberto Holzer. Ma stiamo suonando davanti a qualcosa di finto, filtrato. Dall'altra parte c'è qualcuno che è davanti a un computer, davanti a un telefono. Sarà il futuro? Io mi auguro di no, mi auguro che torneremo di nuovo a stare vicini, seppur non vicinissimi, e ad ascoltare un concerto e a vedere un bellissimo spettacolo teatrale. Ho fiducia nella nostra categoria, ma in maniera relativa. Io ho sentito frasi meravigliose di fare rete, tutte queste cose, non sono così fiducioso. Conosco questa categoria, almeno per quanto riguarda la musica, di più di 30 anni, e non sono assolutamente fiducioso nel nostro governo, ma non solo in questo. Diciamo che in questi ultimi 25 anni, penso di sì, la cultura e lo spettacolo siano stati completamente abbandonati. Pensiamo che la didattica musicale, cioè far lezione a qualcuno, a un'IVA al 22%. Pensiamo a che cosa ci siamo dimenticati con i dischi. I CD stanno completamente crollando, un mercato che non esiste più. Proprio in questi giorni è chiuso un importantissimo negozio di Milano di dischi, uno dei pochi rimasti, e anche in questo caso l'IVA al 22%. Se andiamo a comprare un libro di cucina, un libro qualsiasi tipo, abbiamo un IVA al 4%, e sulla didattica musicale e sui CD l'IVA è al 22%. Credo in una sola cosa e spero nel pubblico, anche se il pubblico in questi anni ci ha un po' abbandonato, ha preferito stare a casa con i social, viziato da queste nuove tecnologie, ha preferito stare a casa con queste nuove TV che con pochi euro al mese ci danno un sacco di cose. Ecco, io spero proprio nel ritorno del pubblico, solo il pubblico ci può aiutare.